Una serie di opere e progetti per il futuro del borgo di Camerota Capoluogo sono stati presentati ieri sera presso il Museo delle Sentinelle del Mare a Palazzo Salerno di Camerota. Durante l'incontro sono stati proiettati rendering ed immagini relativi alle opere in corso di realizzazione e a quelle che saranno avviate a breve. Siamo molto soddisfatti di questo incontro dove abbiamo potuto far vedere la nostra cittadinanza, quella che sarà la Camerota del futuro. Lo abbiamo fatto con argomenti certi, lo abbiamo fatto facendo vedere il rendering delle opere che andremo a realizzare e lo abbiamo fatto anche facendo vedere le opere che abbiamo realizzato. Quindi continueremo su questa strada per la nostra Camerota. Questa sera è toccata a Camerota Capoluogo, mentre abbiamo già fatto la stessa cosa a Lentiscosa e nelle prossime settimane toccherà a Legusati e a Marina di Camerota far vedere alla nostra cittadinanza tutto quello che abbiamo realizzato, che stiamo realizzando e che realizzeremo. Stasera è stato un bellissimo incontro per Camerota e soprattutto per Camerota Alta e la Camerota del futuro. Ci siamo incontrati qua perché noi, l'amministrazione Scarpita, il sindaco, noi tutti avevamo un'esigenza, quella di raccontare i progetti e le opere di Camerota Alta. Nel corso degli anni, attraverso un duro lavoro fatto di una progettualità seria e continuativa, siamo riusciti a realizzare, grazie ai fondi del PNRR, numerosi progetti per questa frazione. In modo particolare il completamento dei centri storici. Siamo riusciti a realizzare un progetto definitivo esecutivo per la realizzazione, la ristrutturazione del convento dei Cappuccini e la ristrutturazione e rimodernizzazione del monumento ai caduti. Quindi le opere sono tante e tante sono state realizzate. Da parte nostra c'è un impegno serio, verso quello che è una progettualità futura di Camerota. Un'occasione per conoscere da vicino le iniziative che mirano a valorizzare il territorio e per confrontarsi sullo sviluppo della comunità. Tra i progetti, anche la messa in sicurezza da dissesti idrogeologici della strada Lentiscosa-Camerota, la riqualificazione del sentiero della Grotta di San Biagio, il parcheggio di Piazza Castello ed il completamento di Piazza San Vito.